Allora, com'è cambiata la vostra vita dal successo di Freaks e se vi aspettavate così tanto successo legato al web? Assolutamente no, cioè sapevamo che col fatto che stavamo girando comunque con Guglielmo, Matteo e Claudio che ci sarebbe stata comunque risonanza, però non ci aspettavamo veramente un successo così grande, perché poi soprattutto non ci aspettavamo il riconoscimento da parte della televisione, dei critici, cioè comunque siamo stati al Telefilm Festival, siamo stati al Roma Fiction Fest ieri, quindi vuol dire che insomma la televisione un attimino forse si sta rendendo conto che c'è bisogno di cambiare qualcosa. Non ci aspettavamo una risonanza così grossa da parte del pubblico e un amore così forte, perché poi è un pubblico che segue molto attivo, ci sono gli street team che riempiono le città con le nostre facce, le nostre foto, e questo vuol dire che se tu alzi il tuo culotto dalla sedia per uscire di casa e andare a attaccare delle foto, vuol dire che veramente ti piace, se no non lo faresti mai. Questa è una grande vittoria. E la vita direi che è cambiata parecchio. Io ad esempio non posso più andare a fare la cameriera per mantenermi, perché se mi riconoscono un po' un macello, se prendo della carne vi dicono rossa e ridono, al sangue e ridono, e questo è un disagio con la carne. Matteo usa una Reflex, una Canon 5D, e la userà anche sulla seconda serie. Poi per quanto riguarda per esempio la fotografia, abbiamo usato in realtà per i notturni dei LED cinesi. Un LED, sì, attaccato con lo spariglio. Un LED, a volte due, che attaccavamo, che tenevamo in mano così. Che qualcuno di noi teneva in mano, e quindi insomma eravamo abbastanza poveri di strumentazione per quanto riguarda la prima serie. Poi stiamo cercando chiaramente di ampliare un pochino i reparti nella seconda, amplieremo sicuramente il reparto di fonia che a noi, cioè, effettivamente è molto carente, sicuramente si prenderanno delle persone professioniste che sanno farlo molto bene. Vogliono intraprendere una strada tipo la vostra. Brava, dai, io direi che tu sei uno dei consigli. Che consiglio? Io non lo so, secondo me c'è una crisi dei genitori più che altro, che insegnano ai figli ultimamente cose estremamente sbagliate. Purtroppo sono i trentenni e i 35enni degli anni 80 che sono cresciuti veramente male, secondo me, e quindi purtroppo adesso insegnano cose sbagliate ai propri figli. Viviamo in una situazione veramente difficile, il paese è veramente in una bara, però insomma è proprio in una bara, è proprio nel momento più disperato che molte volte la parte più attiva di una società, che è quella poi giovane, che è quella un po' più teen, diciamo, reagisce e riprende il tutto e ricomincia, poi alla fine sono sempre loro. È un bel consiglio, no? Non è dato il consiglio, però ho parlato. Però sicuramente potranno estrapolarlo. No, beh, non ascoltate il consiglio, non ascoltate il video, non ascoltate il cazzo, ragazzi. Provarci. Saper dire di no. Sì. In termini di rinunce. Cioè, essere disposti a rinunciare a qualcosa che magari a breve termine può sembrare allettante per invece perseguire un obiettivo più un obiettivo più importante, semplicemente. L'ultima domanda: se ci fate delle espressioni a Freaks, non lo so, qualcosa di caratteristico della serie. Io ho questa, io l'ho sempre avuto questa, su tutti i giornali è quella. Un'altra l'ho fatto solo fiera. Allora io sono sempre questa. È vero? Un ausilio. Claudia? Io ho questa. È vero, è vero. Io sono così, ho sempre fatto in qualche modo, mi sono sempre per fare, mi sono già fatto.